Stadio Olmo di Celle Ligure, provincia di Savona, mercoledì 27 giugno 2007. Un cordiale saluto. Vi proponiamo il meeting Atletica Europa, meeting arcobaleno che rientra in un fitto calendario di appuntamenti italiani in vista anche dei campionati italiani di atletica che andranno in scena a Padova nel mese di luglio. Siamo nella settimana successiva alla Coppa Europa, ospitata dall'Arena di Milano. Ci sono diversi atleti italiani, ma soprattutto atleti provenienti da 30 nazioni di tutto il mondo. Celle Ligure, tradizionale tappa e appuntamento di atleti stranieri che vengono in riva al Mar Ligure, su questa balconata bellissima da cui si domina un bel panorama sul mare, per disputare le gare. È una giornata di vento, quella di oggi. In Nord Italia è in corso una perturbazione in alcune zone che porta temporali e un po' di frescura. In questa zona della Liguria di Ponente siamo tutto sommato con una giornata variabile, un po' soleggiata, un po' nuvolosa. Cominciamo la ricca rassegna di gare con il salto in lungo donne che propone Stephanie Vaucher del CAG Ginevra, ragazza classe 1986, che capeggia una classifica di 8 partecipanti di buon livello. Con questo salto si aggiudica, o meglio, uno dei salti, dei 6 salti previsti della giornata. Salterà 6,15 con 2,4 metri di vento a favore. Questo è un 5,80, 5,70, no, 5,59, comunque con vento regolare per l'atleta svizzera. Ci sono anche Louise Oaduaga della Nigeria. Per quanto riguarda l'Italia, Monica Zancanaro dell'Atletica Industriali Conegliano sarà la migliore delle azzurre con 5,80 m. Una ricca delegazione svedese ha raggiunto Celle Ligure. Record importanti in questo stadio, nelle 19 edizioni che si sono susseguite, sempre più o meno in giugno. L'anno scorso andò in scena l'8 di giugno a questo appuntamento, quest'anno è ritornato all'ultimo mercoledì, per cui al primo mercoledì estivo. Passiamo al salto in alto. Donne, con il 212 vediamo Ebba Ljungmark, svedese, classe 87, che salta 1,85 m al terzo tentativo, dopo due tentativi forse sprecati per eccessiva sicurezza. Adesso abbiamo 1,87 m da parte di Stefania Cadamuro, che ha vinto più volte il titolo italiano sia a livello promesse che assoluto. L'ultimo risale a Bressanone 2005, ragazza che ha saltato anche 1,91 m alla notturna di Milano nel 2000. Quest'anno ha esordito indoor ad Ancona ai campionati italiani, è stata seconda e qui salta brillantemente 1,87 m con un ampio argine di vantaggio la Cadamuro, che era tesserata, proviene dalla SNAM, questa ragazza. Oggi è tesserata nella fondiaria Sai Atletica, ha saltato 1,81 m a Pordenone, il replay che mostra l'azione di Cadamuro. Adesso l'ultimo tentativo 1,89 m da parte della Ljungmark, svedese di Sollentuna, città non lontana dalla capitale, Stoccolma. La Svezia ricca di campioni nell'ambito dei concorsi dell'atletica con il triplista Olsson anche nel salto in alto a livello donne e sbaglia di un soffio 1,89 m, per cui comunque vince la Ljungmark questa prova 1,87 m, stessa misura di Cadamuro ma con uno sbaglio in meno e quindi le consente in classifica di guadagnarsi il gradino più alto sul podio. Adesso passiamo invece agli 800 metri donne, inquadrate con l'84 Chiara Nichetti e con l'88 Argentina Paulino, mozambicana Chiara Nichetti della Camelot Milano, ha corso in 2:05:68 nel 2006 al Donna Sprint di Trento, è bronzo in carica ai campionati italiani che andranno in scena a Torino il 9 luglio. Quest'anno ha esordito a Pavia, la Nichetti ha corso in 2:06:89, poi i societari a Lodi, i 1500, 4:20
5. Argentina Paolino ha alle spalle una ricca carriera, nonostante la giovane età, mica tanto, 73 per quanto riguarda un ottocentista, vuol dire già essere belle attempate, e compagna d'allenamenti in qualche caso anche della mitica Maria Mutola, ancora sulle scene internazionali. Argentina Paolina un personale da 1,58,39 che risale a Kuala Lumpur 98, ma ha corso anche in 1,58,50 ad Atene. Nel 99 fu seconda meeting di Torino in quell'anno. Adesso la Nicchetti praticamente si aggiudica davanti alle africane questa prova, 2,06,83, quindi migliora di 6 centesimi il tempo ottenuto sulla pista di Pavia al meeting Graziano della Valle, che risale al 13 di maggio. La classifica propone anche Elian Salirina del Madagascar, 2,08,03, seconda. Terza, Paolino, Mozambico, 2,09,72. Quarta, Cristina Grange, atletica canavesana, 2,09,74. Passiamo avanti adesso con gli 800 maschili. Ci sono con 63 Luca Bartoli delle Fiamme Oro Padova, ma soprattutto il primatista italiano, allievi dei 1000 metri, ma anche degli 800, Mario Scapini, propatria Milano, allenato da Giorgio Rondelli. Classe 1989, lo studente Meneghino, che si dà all'atletica seriamente da un paio d'anni, ha esordito Pavia l'anno scorso con il record italiano allievi negli 800, 1,50,30, che poi ha migliorato portandolo a 1,49,61 a Biella. Ha vinto il doppio titolo italiano allievi l'anno scorso a Fano, sia negli 800 che nei 1005. A Novara ha migliorato il primato italiano di categoria dei 1000 metri, 2,23,1. E quest'anno ha vinto già il titolo italiano a Bressanone, titolo che si è guadagnato proprio 10 giorni prima a questo appuntamento, nei 1500 metri, 3,57,96. Guardate che distacco e che accelerazione Scapini riesce a dare ai 600. No, pardon, quella davanti è una lepre, quindi Scapini segue. Ecco, era un passaggio esosissimo. Scapini è lì in seconda piazza, alle spalle dovrebbe essere di Milanesi col 64 dello Stato Maggiore dell'Esercito. Scapini che ai 500 affianca il protagonista e passa avanti, supera tutti, questo ragazzo che quindi vuole vincere questi 800 metri davanti a un nutrito stuolo di atleti assoluti, ma soprattutto più grandi di lui di età. Scapini tiene duro, addirittura sbraccia, aumenta le frequenze a meno di 200 metri dalla conclusione, entra nel rettilineo finale affiancato dal britannico Dougal col 72. Scapini e Dougal in questo duello al cardiopalmo. Dougal classe 1980 lo sta insidiando. Scapini vince 1,49,91, anzi 55, ed è il minimo per i campionati europei junior che andranno in scena prossimamente, quindi complimenti a lui con questo tempo, 1,49,51. E adesso un commento a questo obiettivo centrato. Sì, era il risultato che ci eravamo preposti di fare. Una tappa importante per gli europei e speriamo di migliorare alla prossima. Sensazioni, si può fare meglio, si deve fare meglio, anche perché in Europa stanno viaggiando fortissimo, tedeschi e inglesi, fortissimi, ma le gare si devono correre prima di vincerle. E noi italiani non possiamo essere da meno. Ed ecco la classifica degli 800 metri, mentre le immagini si spostano sui 100 metri ostacoli femminili. Inquadrata con il 138 Sara Balducelli, Camelot, primo anno da promessa e campionessa italiana junior in carica. Con il 140 vediamo Chiara da Rin, Valsugana Trentino, che è stata semifinalista ai mondiali junior di Kingston in questa specialità qualche anno fa. E poi la Balducelli, che ha già corso i societari a Lodi in 14,25. Partono in tre le atlete dopo alcune defezioni. Partenza buona, uscita buona dei blocchi, la Balducelli che già al secondo ostacolo guadagna metri e con il passare dei metri appunto guadagna ancora terreno. Balducelli che vince in 14 secondi e 0,1, dice il tabellone, poi il tempo sarà rettificato, 14 netti, due battute anche con lei. Beh, diciamo che poteva andare molto meglio, la partenza non è stata delle migliori. La parte centrale sono stata soddisfatta, però nella parte finale sentivo le gambe molto affaticate. Poi non sono riuscita a capire bene com'era il vento, se favore o contro, però sono convinta che potevo fare molto molto meglio. Adesso obiettivo europei, per fortuna ho fatto il minimo e speriamo che la gara sia soddisfacente.
E veniamo ai 110 ostacoli uomini, inquadrato Emanuele Abate, Fiamme Oro Padova, ragazzo di Alassio, quindi ligure di casa. Qui a Celle Ligure, classe 85, ha già corso in 13.73 quest'anno a Praga ed è il secondo tempo suo stagionale dopo il 13.59, il reduce della Coppa Europa dove è stato secondo nel fine settimana precedente. Buona l'uscita dei blocchi, subito davanti Abate con Redaelli e Cristellotti, trentino a seguirlo. Attenzione Abate, buon vantaggio per il ragazzo di Alassio che vince in 13.81. C'è un vento un po' trasversale che a volte disorienta gli atleti nelle specialità veloci, un vento a folate che a tratti è un po' fastidioso. Sentiamo un commento sul tempo ottenuto. Oggi bene, c'era vento contro, però ho sentito bene, quindi buona gara, sono contento. È l'anno dei mondiali, prima ci sono gli europei del 23, però è l'anno dei mondiali, quindi ce la metterò tutta per esserci. Ora mi fermo per ricaricare un po' le batterie e poi farò ancora prima una gara prima degli europei del 23, non so ancora dove. 100 metri piani, inquadrata Elena Sordelli del Camelot Milano, campionessa italiana dei 100 metri in carica, che ha ottenuto a Torino titolo 11.83 in batteria, corso 11.57, che è primato personale. Quest'anno ha già fatto 11.67 a Ginevra, 11.79 a Lodi. Se la vede con Chiara Gervasi e Susan Deacon, britannica, è già davanti all'uscita dei blocchi, una uscita esplosiva per Sordelli, milanese, che attenzione, Sordelli in 11.76 e potrebbe essere buona in chiave staffetta nella 4% per i mondiali. 11.75 non buonissimo, però sono contenta perché il meeting era importante vincere, c'è un vento un po' ballerino, un po' contro, non si capisce bene, quindi l'importante qui era arrivare davanti e sono contenta di questo. Il gruppo sta crescendo, oltre al ritorno di Manuela Levorato siamo contenta di riaccogliere tra noi Vincenza Calì che ha corso settimana scorsa, quindi siamo in 6 per conquistarci dei posti e bisogna correre veramente veloci. Veniamo adesso ai 100 metri uomini, col 275 vediamo Berenguer Bossé, Repubblica Centrafricana, col 270 Maurizio Checcucci, che è stato azzurro agli europei di Göteborg l'anno scorso, quarto già su questa pista 2 anni fa in 10.68, che Cucci, Fiamme Oro Padova, Fiorentino, tanta gente ad assistere a questo appuntamento, ricordo allo stadio Olmo di Celle Ligure, 19esima edizione del meeting Arcobaleno, un programma fitto quest'anno, 30 nazioni rappresentate, un po' di gente in giro per il campo. Adesso la buona l'uscita dei 100 uomini con Shannon King, canadese, un po' inaspettato protagonista, che va davanti ad Hannes de Drier, sudafricano. 10.53 il tempo del protagonista, che Cucci finisce quarto in 10.75. Il replay che propone il buon vantaggio di Shannon King in corsia 5. 10.54 dice il tabellone, ma poi sarà rettificato a 10.53. Adesso veniamo invece al salto triplo che vede qui su questa pedana Paolo Camossi, il friulano delle Fiamme Azzurre, già primatista italiano, campione europeo junior nel 93 di specialità, campione mondiale indoor a Lisbona nel 2001. Con questo balzo cerca di contrastare la buona forma dello svedese Andersson, qui ottiene un 15.80, non è molto convinto ovviamente. Ci vuole almeno un 16 metri abbondanti per garantirsi questa gara. Siamo al primo o al secondo salto. 16.26, ecco, no, questo è già un buon salto. Direi che lo fa balzare in cima alla classifica. Prima di questo salto, Andersson, svedese, salta 16.40. Adesso è l'ultimo tentativo. O la va o la spacca per aggiudicarsi questa prova. Paolo Camossi in pedana a Celle Ligure, attenzione, buona la rincorsa, buono il primo stacco, attenzione, si protende in avanti e capisce di insidiare seriamente lo svedese. Paolo Camossi, pensate un po', l'esperienza, classe 74, si guadagna la gara, 16.41 ed è per un centimetro protagonista qui a Celle Ligure Paolo Camossi, un centimetro maledettamente buono.
Sì, un centimetro buono più che altro per la capacità di reagire che ho avuto, di quello sono molto felice, non ho preso la tavola, sennò poteva essere un salto più significativo. Mi spiace che forse se iniziamo subito così io e lo svedese potevamo andare più lontano, all'inizio abbiamo fatto fatica a carburare, il vento è molto ballerino, però grazie al pubblico e alla pedana alla fine abbiamo fatto qualcosa di buono. Veniamo ai 400 ostacoli, mentre la grafica propone la classifica. Guardate il centimetro di vantaggio di Camossi sullo svedese Andersson, 16.41 contro il 16.40, pensate. Dicevo, 400 ostacoli, inquadrata la favorita col 169, Emanuela Gentili, del CUS Palermo, ragazza di Piacenza, che ha militato già in passato nel CUS Parma. Ci sono in corsia 1 Daniela Valente dell'Esercito, in corsia 2 Margherita Mezzetti del CUS Bologna. Buona la partenza di questi 400 ostacoli femminili con Gentili, che è già stata seconda al meeting della Valle di Pavia, 58.08 il tempo ottenuto, è stata anche quarta a Ginevra, 57.33. Eccolo qui il passaggio sull'ultimo ostacolo, buono il vantaggio della Gentili sulle inseguitrici, chiude da protagonista in 58.45. Un commento alla gara. Beh, questo vento oggi è veramente disturbato tanto la gara, infatti non ho provato delle bellissime sensazioni, alla fine ho avuto anche qualche difficoltà con la ritmica e in effetti il tempo poi non è stato così buono come pensavo. Ma adesso sono impegnata ai regionali con la mia società al CUS Palermo, perché dobbiamo riconfermare il punteggio per la Serie Oro e poi si vedrà, magari conto di fare ancora qualche gara prima degli italiani assoluti a Padova. 400 ostacoli maschili propongono due esordienti sulle piste italiane, il francese, il sudafricano Leroux, e attenzione in corsia 5 si impone Brian Derby, lo statunitense, 50.67, c'è Antonio Vellisse del Senegal e Luca Bortolaso per l'Italia, che detiene il record italiano promesso nei 300 ostacoli, ottenuto a Bellinzona nel 2002. Il finanziere di Canegratti. Adesso passiamo al salto in alto maschile con Babacar Seré del Burkina Faso, con questi calzettoni gialli abbastanza vistosi, che si aggiudica la prova con 2,22 m, stacca di 6 cm James Greyman, pari merito con Mark Crowley, o meglio secondo e terzo, dato la differenza di prove servite per passare questo limite. Guardate la bella azione del senegalese, anzi Burkina Faso, classe 84, 2,22, il primato dello stadio, ricordiamo, lo detiene Campioli, che l'anno scorso guadagnò un bel 2,25 m e si classificò per, eccolo qua, guardate l'azione a 2,25 m, a questo punto che sbaglia l'ultima, ma contento ugualmente Babacar di essersi aggiudicato questo salto in alto. Passiamo avanti con il giro di pista, mentre l'inquadratura insiste su questi calzettoni gialli, belli vistosi, chissà se saranno scaramantici. Dicevo, 400 piani, inquadrata Lena Arun, svedese, che è stata tesserata qui a Celle Ligure alla corte di Giorgio Ferrando, organizzatore di questo evento, ma in corsia 4, attenzione alla atleta del Botswana Amanti Moncho, che ha esordito quest'anno a Dakar in Senegal correndo in 52.30, si è segnalata anche a Torino, terza 51.94 ed è il primato personale. Guardate che vantaggio che ha qui sulla pista di Celle la Moncho, che vince in 52.49 davanti a Vicky Barr, britannica, 53.75, e Lena Arun, svedese, 54.44. Marta Milani, la bergamasca, primo anno promessa, e quinta in 54 e 51, anzi quarta, pardon, eccola qui, avanti con i 400 uomini, con il 108 abbiamo Richard Book, britannico, e in corsia 3 abbiamo visto partire Fabrice de Grasset,
delle isole Mauritius, subito il vantaggio di Richard Duke, c'è anche Manura Kularanagé che è già stato secondo l'anno scorso qui in 47-34, terzo due anni fa. Questa volta è la volta di Book, che già ai 200 passa davanti con un buon margine di vantaggio in corsia 4. Eccolo qua con i calzettoni bianchi a metà gamba. Book che col passare dei metri guadagna centimetri di vantaggio sugli inseguitori, ma si difendono bene anche Kularanagé e Guillet, belga. Si corre probabilmente sul filo dei 47 secondi, cede un pochettino Book, ma non più di tanto, vince questa prova in 47-30. Il giro di pista, ricordiamo primato di stadio che appartiene a Parrela, brasiliano, 45-44, tempo ottenuto nel 98. Nessun italiano in questa serie, la migliore, quella precedente è stato sesto Marsadri e secondo Cristian Lancini della 100 Torri Pavia. Adesso ci spostiamo con il salto in lungo maschile che propone ancora una volta Paolo Camossi, non fra i protagonisti, ma comunque ricordiamo in passato ha saltato anche in più di 8 metri, 8 e 11, è arrivato una volta. E attenzione Camossi in questa azione, con 2,4 metri di vento a favore, ottiene con questo balzo 7,34 metri e si piazza settimo dietro al vincitore Mamadou Cherif del Mali, che vince con 7,74. Adesso finale dei 200 metri donne piani, 4 atlete per questa seconda serie, quella più qualitativamente alta. Vittoria per il Mali di Camara Kadidou, che è anche una buona lunghista da 6,47, vinse su questa pista 3 anni fa in 11,58, qui si impone nei 200 con 23,99 davanti a Susan Deacon, britannica, con 24,28, terza Chiara Gervasi, fondiaria SAI, 24,50, quarta Camilla Giubelli, Assi Banca Toscana Firenze, 24,71. Veniamo ai 200 uomini, inquadrato con il 405 Shannon King, canadese, il protagonista dei 100 metri. Con il 398 abbiamo Mario Andrea Bassani della Bruni Atletica Vomano Teramo, e poi con il 404 Hannes Dreyer, sudafricano, vento che continua in maniera trasversale, che abbassa la temperatura con il buio che è calato su questa zona e quindi anche la temperatura, dicevo, scesa. Col 406 abbiamo visto Marius Lua, ivoriano. Shannon King è già protagonista nei 100 metri. Questo è il mezzo giro di pista. Buona la partenza per questi protagonisti. Abbastanza equilibrata come prova. Difficile da questa inquadratura prevedere il vincitore. Attenzione, no, Shannon King. Shannon King viene fuori in corsia 5. Senza problemi, 21 e 20... 3 su per giù, 21-23, è proprio il tempo ottenuto dal canadese classe 1986 davanti a Fabrice Coffis delle isole Mauritius, 21-29, quindi 6 centesimi di vantaggio per il vincitore. Abbiamo Gabriele Denard, il finanziere, nei 3000 metri, con lui una ricca squadra. Questo è Fabrizio Sutti, valtellinese. Abbiamo anche poi Lorenzo Lazzari, più volte campione italiano dei 1500 metri, Maurizio Leone, il carabiniere col numero 35, venuto qui a Celle dopo l'esperienza ai campionati italiani di Udine in mezza maratona. Questo è Marion Crespi col 28, etiope con cittadinanza italiana, campione italiano junior dei 1500 metri e vice degli 800, partenza come ultima gara di programma questi 3000, quando ormai la notte è calata sulla Liguria. Sono le 22 di mercoledì 27 giugno 2007, ultima parte di questa 19esima edizione del meeting arcobaleno di Celle Ligure. C'è anche Aziz Nayeli Drissi, marocchino che vive a Genova da qualche anno e che ha già corso molto forte questa distanza, 8.09 ad Avezzano nel 2005, si parte ad un buon ritmo già, che fa prevedere un tempo molto vicino agli 8 minuti.
una lepre davanti a tirare il primo chilometro, che lo tira troppo, nel senso che non aspetta il gruppo e si guadagna un vantaggio di cui il gruppo non ne può usufruire, visto che parte velocissimo. La lepre poi si lascia un po' riassorbire, però i primi 500-600 metri sono praticamente sprecati. Peccato, passaggio al primo 1000 in 2.43, neanche tattico, quindi da una previsione da 8.8, 8.9 il finale di gara. C'è Leone in testa, c'è anche Macagnan delle Fiamme Gialle, che ricordiamo è stato campione italiano promesse nei 5.000 metri, ma anche junior della stessa distanza in passato. Nayeri Drissi intanto viene fuori al secondo chilometro, vuole attaccare il primato dello stadio, che ricordiamo nei 3.000 metri di 7.58 e 94, che appartiene a Rich Boulet, americano, che nel 98 corse la distanza con quel tempo. Nayeli Drissi rientra dopo un 2006 praticamente da fermo, in carriera ha vinto anche la mezza di Busto Arsizio, un corridore giovane, versatile. Speriamo non sprechi troppe energie sulle distanze lunghe per ben affinare il suo talento, sicuramente ne ha da vendere. Talento questo ragazzo, guardate che vantaggio che guadagna in un solo chilometro, il secondo 1000 lo corre in 2.36, quindi andatura assolutamente velocissima e lo porta intanto fuori dall'orbita degli inseguitori. E qui guardate che vantaggio si guadagna nell'arco di un chilometro. Nayeli Drissi ha come unico obiettivo quello di abbattere il primato dello stadio, e non ce la fa per un pelo, non ce la fa. 8 minuti 0 secondi 85 centesimi, probabilmente se n'è andato un po' tardi. C'è anche Furci, ecco, a sorpresa, che arriva secondo, il atleta dell'aeronautica che l'anno scorso ha fatto Pergine Valsugana in 14.08 nei 5.000 metri. Mattia Macagnan guadagna il terzo posto, questo è Montorio, preceduto da Paolo Finesso, Lorenzo Lazzari e Gabriele Denard, che si assesta in quarta posizione, 8.14.50. Adesso invece ci salutiamo e ci concediamo le interviste dell'organizzatore Giorgio Ferrando e anche di Paolo Olmo. Io vi saluto e vi ringrazio per averci seguito. Ad una prossima occasione, ed è tutto da Celle Ligure con questa classifica che appare in grafica. Diciamo un meeting molto partecipato, soprattutto con una varietà di paesi, di protagonisti che difficilmente si trovano in manifestazioni anche a carattere internazionale di atletica leggera, che si organizzano non solo a Celle ma comunque in Europa, mi sento di dire. E la persona che è a fianco a me è una persona molto importante, perché è parte di questo fenomeno organizzativo, perché rappresenta la continuità, perché il figlio Paolo Olmo, il figlio di Michele Olmo, è stato un nostro mecenate, un grandissimo patron, e ho piacere di ricordarlo in questa occasione, scomparso lo scorso anno. E questa manifestazione, con tutte le grosse prestazioni che ci sono state, mi sento di dedicarla a lui. È una bellissima manifestazione che mi auguro che continui nel tempo, perché Celle si merita una manifestazione sportiva di questo genere. E per noi che siamo sempre vissuti nello sport, siamo anche dallo sport, è un connubio tra bicicletta e atletica molto felice, e speriamo di poterlo continuare a lungo.